Salve a tutti, mi chiamo Francesco De Donatis e sono un film music composer. Sono 10 anni che mi trovo in questo meraviglioso settore, soprattutto nell'ambito della musica per pubblicità e per documentari. Ho incominciato studiando in conservatorio, composizione classica e canto lirico. Ebbi l'opportunità di vincere un concorso e di studiare in Accademia Chigiana composizione di musica per film con il maestro Luis Bacalov, e poi lui a promuovermi e a spingermi a prendere gli Stati Uniti e specializzarmi in questo settore. Vinsi una borsa di studio che mi permise di trasferirmi a Boston e di laurearmi in film scoring, sia con musica per film, with minor in music for video game, quindi composizione di musica per video game. Adesso vivo tra l'America e l'Inghilterra perché lavoro per due house production in composizione di musica per pubblicità e documentari. Quest'anno invece sarò in Italia per questo master in composizione di musica per film, per dare il mio contributo accademico e di esperienza sul lavoro alla mia regione Puglia. Questo master sarà prevalentemente incentrato sulla composizione di musica per film, spot pubblicitari, documentari e videogame. È un master di primo livello, quindi di 60 crediti. Incomincio a spiegarvi il programma. Il master incomincerà con la spiegazione di che cos'è film scoring. L'importanza di capire il ruolo del compositore cinematografico. Io mi ricordo che quando entrai nella prima classe di film scoring mi fu detto: "Film scoring is not about music, but is about telling stories with sound." Ossia, film scoring non si parla di musica, bensì si parla di raccontare una storia usando dei suoni. Questa è una frase che mi scioccò un po' all'inizio. Poi capì bene il significato, in quanto il compositore si deve spersonalizzare dalla propria soggettività e diventare un narratore, ossia raccontare, usando appunto la musica, ed interpretare il genio creativo del regista. Quindi andremo a capire le varie funzioni della musica per film, e come improntare una spotting session, che sarebbe un dialogo scritto, messo per iscritto chiaramente, dove il compositore e il regista va a sottolineare e a descrivere frame to frame, scena su scena, il tipo di musica che bisogna comporre, l'intenzione, il mood, lo stile, l'orchestrazione, in modo tale da fare il meno possibile revisioni poi una volta composta la musica. Nel momento in cui lo spotting session è approvato, il compositore incomincia poi a comporre la musica. Computer synth è apt for film. Questa è la parte, diciamo, più importante del master, ossia andremo ad esplorare i vari software che si usano per la musica per film, i vari digital audio workstation, in particolare Digital Performer, che è un programma che è più usato in America per quanto riguarda la composizione di musica per film, in quanto nasce come programma per questo settore. Oltre a questo, analizzeremo anche Pro Tools, Reason, Cubase, Logic. Analizzeremo vari software sampler come Kontakt, che ci permette appunto di creare una propria personale libreria di suoni, Play di East West, Omnisphere. Capiremo cos'è un MIDI, uno Stems, uno Scrapes, e fondamentalmente per poi creare un orchestral mock-up, che è un esempio di una composizione orchestrale interamente fatta da sound libraries, quindi suoni sintetici, che verrà poi dato al regista appunto per capire il tipo di musica che poi si andrà a registrare in studio discografico. Film editing è un'altra branca di film scoring, dove c'è appunto la formazione del music supervisor, che non per forza deve essere un compositore, ma una persona estremamente preparata su tutti gli stili di musica. È il consigliere supremo del regista ed è l'ideatore della theme track.
Cos'è la temp track? La temp track è una composizione già preesistente che il music supervisor andrà a montare sul video, proprio per dare un esempio al compositore il tipo di musica, il tipo di mood, lo stile che poi dovrà andare a comporre. Quindi andremo a vedere come si taglia una traccia, appunto trovare il cross zero, mixarlo e poi montarlo sul video. Mixing film score e recording techniques. Oggigiorno il film music composer non deve soltanto limitarsi al ruolo di compositore, ma deve essere anche un produttore, ossia un producer, produrre la propria musica, registrare la propria musica. Quindi andremo a esplorare le tecniche di come registrare un suono, di come mixarlo, di come editarlo e masterizzarlo. E soprattutto fare il dubbing. Cos'è il dubbing? È il mixaggio definitivo della composizione con il dialogo degli attori, in questo caso se è un film o di un voice-over, se è una pubblicità. Sound Effects Techniques. Il compositore di musica per film è anche un sound engineer, ossia deve essere abile a creare sound effects che sono fondamentali per la musica per il film, in quanto non è più la composizione tradizionale, ma i registi richiedono anche dei forti sound effects. Impareremo come trasformare un semplice tappo di una bottiglia in un'esplosione nucleare. Dramatic Orchestration e Score Preparation. In questa fase analizzeremo diverse partiture di musica composte per il cinema, studieremo compositori come Bernard Herrmann, Hans Zimmer, John Powell, John Williams, proprio per capire la struttura di una composizione di musica per film, e soprattutto andremo a vedere come va scritta una partitura di musica per film che è completamente diverso dallo stile della partitura tradizionale della musica classica. Dramatic scoring. Qui siamo nel cuore del master, ossia andremo a comporre musica per piccole scene, piccole cues, proprio per spaziare in vari stili, dal Mickey Mousing al source music, all'ostinato, alla musica etnica, proprio per capire che il compositore di musica per film deve spaziare su tutti i generi. È un compositore classico, jazz, rock, pop, etnico ed elettronico a volte. Composizione di musica for commercial e documentary. Andremo a capire, andremo a simulare un rapporto di un house production, come contatta i compositori, il tempo che gli dà per comporre una composizione di fondamentalmente di 30 o 40 secondi, che tipo di richiesta fa nello specifico, impareremo come comporre, come dare enfasi in 30 secondi e musica per documentari, ossia dove la melodia non sarà più la nostra, bensì il voice over, ossia la voce narrante, quindi in questo caso la composizione, la musica diventa accompagnatrice del voice over. Music for video games. È un mercato nuovo che ha superato quello cinematografico. C'è una fortissima richiesta di musica per videogames. I videogames non sono più quelli di un tempo dove c'è un'unica composizione che si ripete dall'inizio fino alla fine, bensì la musica diventa parte del player, ossia il player in questo caso il giocatore è il regista, quindi la musica deve seguire totalmente l'azione del giocatore. E vedremo infatti diverse tecniche per fare tutto ciò, tra il branching al crossfading, il transition e layering. Andremo a capire come implementare una musica in un videogame tramite programmi come F-Mode e Wise. Dramatic Scoring 2. Siamo nella parte finale del nostro programma, gli allievi dovranno collaborare con dei registi emergenti per la realizzazione di un cortometraggio e quindi poi la realizzazione di un vero e proprio portfolio personale, con un concerto finale dove il compositore dovrà anche dirigere la propria musica
sulle immagini tramite tecniche di punched streamers o variable click o clip. Questo master sarà finanziato dalla Regione Puglia e per qualsiasi tipo di informazioni per quanto riguarda l'iscrizione vi consiglio di contattare la Motus Animi o la Adsum. Il master è aperto a coloro che sono in possesso di una laurea triennale o di un diploma di conservatorio vecchio ordinamento. È chiaramente aperto a tutti i compositori, non richiedo per forza un diploma di composizione, ma chiaramente una spiccata creatività compositiva in quanto andremo a comporre molta musica e delle basi chiaramente di armonia. Grazie per avermi ascoltato e buona musica.